e vi porto il saluto del nostro presidente Luigi Attanasio. Insieme alla nostra giunta, noi stiamo facendo un'attività tramite uno strumento che si chiama Punto Impresa Digitale. Noi vogliamo aiutare le imprese a essere più pronte a gestire una vera trasformazione digitale, a riuscire a cogliere tutta una serie di opportunità tecnologiche che ci sono, ma allo stesso tempo ci siamo resi sempre più conto di quanto siano i problemi che il cyber risk rappresenta per le nostre imprese. Quindi, da un lato vogliamo che ci sia questa innovazione tecnologica, dall'altro vogliamo spiegare alle aziende che è fondamentale fare il punto e essere tranquilli di poter fare un'innovazione che non comporti dei rischi. Io ringrazio prima di tutto il dottor Michele Rinaldi, che è un importante broker che opera da 34 anni nel settore assicurativo e con cui abbiamo concepito questo tipo di iniziativa, perché praticamente abbiamo voluto fare un po' una ricerca per vedere quale potesse essere la migliore informativa da dare alle imprese e alle associazioni. Perché vi ricordo che noi oggi, in questa prima giornata, abbiamo avuto un coinvolgimento di tutte le principali associazioni di categoria della nostra provincia. Ringrazio anche il dottor Tommaso Mansutti, che con WeFox e con la sua esperienza nel campo sempre dell'intermediazione, del brokeraggio e delle assicurazioni, ha maturato una grossa esperienza e ha collaborato con noi anche per portare ulteriori importanti relatori, come il dottor Gabriele Fagioli, che è responsabile scientifico dell'Osservatorio Cyber Security del Politecnico di Milano e quindi ci può dare un grande contributo, perché a me capita spesso di vedere dei dati degli osservatori e poi trovare dei numeri che mi allarmano ancora di più di quanto già non fossi allarmato prima. Abbiamo anche con noi il dottor Niccolò Magnani, che è il capo di una sezione che già col nome dice tutto, Cyber and Crime Leader di Marsh SPA. Ecco che anche Marsh potrà darci tutta una serie di punti di vista e di dettagli che possono in qualche modo aiutarci. Abbiamo poi l'ingegner Fabrizio Bufacchi, che sarà la persona che potrà con noi collaborare per riuscire anche a comprendere meglio quali sono alcuni esempi e alcune esperienze che possono veramente rappresentare un classico esempio di sinistri. I nostri relatori consentono la registrazione di questo webinar, vi metteranno a disposizione alla fine del webinar tutte le slide che verranno pubblicate e sono a disposizione con recapiti e indirizzi che saranno presenti anche nella relazione stessa per tutti coloro che avranno bisogno di ulteriori approfondimenti. Questo è un primo tempo, una prima esperienza che avrà secondo noi un grosso seguito e teniamo sempre presente che la cyber security parte da ignoranza. Cioè, i problemi della cyber sono dovuti alla non conoscenza, all'impreparazione e fondamentalmente ad errori umani. Proprio per questo vogliamo aiutare le imprese a fare una corretta analisi del rischio e a poter mettere in sicurezza la loro situazione. Chiedo al dottor Michele Rinaldi di prendere la parola per il suo intervento e per poi moderare il resto degli interventi. Grazie a tutti e buon lavoro. Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto il Presidente e il Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova, dottor Luigi Attanasio e dottor Maurizio Caviglia, per aver deciso di ospitare questo webinar nella prestigiosa cornice e guida della Camera di Commercio di Genova. Saluto le associazioni di categoria e le imprese numerose che partecipano oggi a questo interessante webinar e ringrazio i relatori che hanno accettato di affiancarmi in questo webinar che il dottor Maurizio Caviglia ha testé richiamato. Voglio solo spendere una parola in più per questi relatori perché in effetti sono, diciamo, tutti molto importanti nel prosieguo
della trattazione dei vari argomenti che oggi ci interessano. Metto in regia, perdonatemi, la presentazione perché per un errore si è scollegata. Eccolo, perdonate un istante. Perfetto. Spero che vediate la presentazione in questo momento. Non capisco perché non va. Ok, allora dunque con questa presentazione cercheremo di contenere gli interventi in un lasso di tempo limitato, diciamo intorno ai 40-45 minuti, pur essendo 5 relatori che interverranno, e questo per lasciare poi spazio al dibattito successivo, sperando di appunto attirare l'interesse da parte delle imprese. Dicevo, 5 relatori, oltre a me il dottor Tommaso Mansutti di WeFox e di Mansutti Broker, il dottor Niccolò Magnani della direzione Cyber e Crime di Marsh, il dottor Gabriele Fagioli, che è anche presidente CLUSIT, cioè Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, oltre che responsabile scientifico dell'Osservatorio Cyber Security del Politecnico di Milano, e l'ingegner Fabrizio Buffacchi, che è l'Osjuster di Crawford da lungo tempo. Dunque, io mi limiterò a fare da un'introduzione ai lavori e passerò poi la parola ai vari relatori che si succederanno. Nell'introduzione vorrei dire intanto due parole sui tre broker che partecipano oggi, cioè Michele Rinaldi e Partners Broker, che è la mia società di brokeraggio, che è conosciuta anche con l'acronimo MRP Broker, e Mansutti Broker e Marsh. Dunque, MRP Broker e Mansutti Broker hanno deciso di operare in partnership, quindi fanno seguito ad eventuali richieste di approfondimento insieme, unendo le forze per dare le migliori risposte ai clienti che fossero interessati ad averle. Il broker Marsh opera da solo e opera ovviamente come noi in contatto con le più specializzate compagnie del mercato in tema di cyber security. Ovviamente tutti operiamo con le principali compagnie del mercato. Il settore del cyber security insurance, che è il tema e l'oggetto della relazione di oggi, non è proprio semplicissimo, nel senso che non c'è un automatismo tra la richiesta di essere assicurati e poi la copertura assicurativa. Ci sono dei passaggi intermedi che devono essere esperiti, e questa nostra presentazione mira proprio a far comprendere alle aziende e ai professionisti due aspetti. Il primo è che il cyber risk è un rischio crescente e potenzialmente devastante per le aziende. C'è una grande sottovalutazione oggi di questo rischio, ed è questa la ragione per cui abbiamo accettato l'invito di organizzare l'incontro oggi. Il secondo aspetto che vorrei precisare è che queste, diciamo, nostre conoscenze sono conoscenze che vengono messe oggi al servizio di questo webinar per guidare le aziende su dove dirigersi, chi contattare potenzialmente per avere delle risposte a questa tematica. Perché un conto è dire che il cyber risk è un problema, altro è dire alle aziende e ai professionisti dove, a chi potete rivolgervi per questo tipo di rischi. Bene, qui attorno a questo webinar ci sono tre soggetti con esperienza ovviamente decennale, che possono dare tutti una risposta molto professionale a questa esigenza. Io inizio con la definizione del cyber risk insurance, perché non è scontata. Cioè, il cyber risk insurance è il termine che identifica l'insieme delle coperture assicurative rivolte alle aziende e ai professionisti al fine di tutelarli da ogni rischio
alle attività legate al cyber. È bene sapere che tutti siamo collegati a internet, tutti utilizziamo POS, smartphone, tablets, ma non solo, anche lavatrici, televisori, lavastoviglie, addirittura automobili. Bene, tutto questo è definito smart o IoT, Internet of Things, e tutto questo è bersaglio dei cybercriminali e quindi degli attacchi cyber. Questo tipo di rischio colpisce l'azienda sia sotto il profilo e i professionisti, sia sotto il profilo dei danni d'immagine, sia sotto il profilo della security aziendale, e in taluni casi crea, come dicevo, effetti veramente dirompenti, ma lo vedremo in questo più diffusamente in questo webinar, a carico delle attività e degli imprenditori. E non c'è speranza che questo tipo di attacchi, diciamo, si riduca, lo vedremo, no? E l'aspettativa è che questo tipo di attacchi aumenti e aumenti in maniera esponenziale. Questo ovviamente fa il paio con la necessità di porsi l'interrogativo del cyber risk e dell'assicurazione che può contrastare il cyber risk o contenerla quantomeno. Uno si chiede: dove sono i miei dati? Bene, i dati sono in mano a chiunque oggi. E sono ovunque, protetti spesso da password, diciamo, di secondo o terzo livello, e molto sottovalutati. E se uno si chiede: ma come posso mettere al sicuro i miei dati? Beh, mettere al sicuro i propri dati vuol dire, e questa è un po' una frase, una battuta che riporto, è quella di tenerli in un sistema spento, affogato in un blocco di cemento, sigillato in una stanza con pareti schermate col piombo e protetti da guardie armate. Ma anche in questo caso potremmo avere dubbi, perché in realtà noi non ce ne accorgiamo, ma i nostri dati sono utilizzati da chiunque in tutto il mondo, in ogni momento, quindi H24. Ecco, non sto calcando la mano, questa è la verità. Bisogna, quindi è un tema di grandissima attualità che nella vita delle aziende bisogna tenere in primissimo ordine. Ho concluso il mio intervento, passerei la parola al dottor Tommaso Mansutti, che ci intratterrà sui contenuti della polizza di cyber risk. A seguire ci sarà l'intervento del dottor Nicolò Magnani, che ci intratterrà sui requisiti minimi per poter accedere alla polizza di cyber risk, e poi restituirò la parola al dottor Tommaso Mansutti, che ci presenterà gli ulteriori due relatori, che sono il dottor Fagioli e il dottor Bufacchi. Grazie Michele. Adesso, interrompo la condivisione. Va bene, allora la condivido io, grazie mille. Schermo 2. Eccoci. Vedete anche in presentazione? Sì, vediamo bene, io vedo bene. Perfetto. Perfetto. Allora, beh, innanzitutto vi ringrazio. Questa partnership che abbiamo messo in piedi con Michele Rinaldi, una partnership sul territorio. Rinaldi è presente ovviamente in Liguria, in maniera specifica, e quindi ed è molto attento alle problematiche che le aziende affrontano. Cyber è certamente ai primi livelli. Noi abbiamo sponsorizzato una ricerca assieme a Mediobanca, assieme al consorzio universitario Cineas, dove vede poi le aziende che rispondono sui vari rischi che percepiscono, e cyber è al secondo livello, al secondo posto tra i rischi maggiormente percepiti. In realtà poi poche aziende, sempre di più per carità, ma poche aziende rispetto al 100% ancora si assicurano. Questo è
principalmente dovuto a, a errori e forse anche del mercato assicurativo, che queste polizze sono difficili da leggere, sono molto complicate. Spesso gli intermediari, i broker, propongono ai clienti questionari complicati, e questo fa sì che l'approccio alla polizza cyber non sia un approccio semplice. Con Rinaldi abbiamo ovviamente messo in piedi dei tool che rendono questo processo più semplice. Quando uno deve a un'impresa e deve guardare le assicurazioni, certamente non pensa che la polizza incendio sia facoltativa, seppur magari è dotato di estintori all'interno degli uffici, anelli antincendio attorno all'impresa, eccetera. Il cyber è uguale, se, stranamente però se uno va a chiedere ai responsabili IT se percepiscono bisogno di questa polizza, la maggior parte rispondono no, perché abbiamo il backup, abbiamo sistemi ridondati e quant'altro. Nella realtà, e poi questo lo vedremo assieme ai nostri amici che continuano brevemente, insomma, questa breve esposizione, nella realtà invece questo non è il caso, perché comunque quando c'è un attacco le conseguenze sulle imprese sono notevoli, e c'è bisogno di una expertise attorno all'azienda che aiuta l'azienda a recuperare efficienza più velocemente possibile. Detto questo, poi vi farò vedere molto velocemente delle slide, ma molto velocemente, ma magari focalizziamoci anche su due aspetti che ritengo importanti. Uno è l'aspetto degli errori, quindi non è detto che problemi che riguardano le tecnologie siano problemi che di attacchi esterni, di attacchi, diciamo, che arrivano dal di fuori delle nostre aziende. Queste polizze coprono anche errori interni, errori del personale, e sempre di più i sistemi sono complessi, e anche con tutte le cautele possibili, quando uno fa degli upgrade dei sistemi, cambi di sistemi, installazione di nuove piattaforme, i danni conseguenti possono essere anche lì notevoli. Diciamo che uno su due, i sinistri, uno su due può essere categorizzato all'interno di questa fattispecie, appunto, errori interni del personale, che è coperto dalle polizze cyber, quindi è bene saperlo questo. Le polizze non coprono solamente l'attacco esterno. L'altra sofisticazione che secondo me dovrebbe essere un qualcosa che tutti noi guardiamo è il fatto che del phishing, social engineering, cioè che tutti ormai noi siamo tutti soggetti a mail più o meno sofisticate, diciamo, di qualcuno che cerca in qualche modo di catturare la nostra attenzione nel rispondere o nell'accedere a un sito, nell'aprire un file e quant'altro per operare in maniera sbagliata, magari cambiando l'IBAN di un fornitore, pagamenti sbagliati. Ecco, beh, ogni settimana c'è un'impresa che purtroppo, con tutte le cautele comunque del caso, risponde o comunque riceve queste mail e purtroppo, diciamo, opera in maniera sbagliata e quindi subisce un danno. Spesso non è semplice anche, oppure i danni possono essere anche dei nostri, dei clienti, delle imprese che loro stessi poi dopo fanno dei pagamenti all'IBAN sbagliato, che non è l'IBAN appunto nostro, e poi dicono: ma come, sei tu che mi hai mandato la mail, allora vai a capire chi ha spedito la mail e quant'altro. Quindi, ecco, detto questo, phishing e social engineering sono due temi che possono essere affrontati assieme alla polizza cyber, in piccola parte all'interno della polizza cyber, oppure addirittura con una polizza a sé stante che copre specificatamente questo rischio. Ecco, detto questo, vi faccio vedere un breve video, che dimostra un po', diciamo, anche se è un video un po' vecchio, siamo di qualche anno, dimostra un po' così come tramite il web si riescono a catturare dati personali in maniera abbastanza semplice. Questo video è a sottotitoli e c'è solamente la musica, quindi anche se non sentite va bene lo stesso, e dura un minuto, è una cosa velocissima. School. Okay,
Ik zie transacties, maar ik heb geen rekening meer van buiten. Ik denk dat ik het wel, het staat wel negatief op de bankrekening. Ja? Nee, last month, we spent 200 euro's on alcohol. Vorige maand, 100 euro aan kleding is gemoeid. 8, 5, voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. 270 euro. Ja, eigenlijk. Ecco, vabbè, questo ci porta poi a, alla nostra polizza, molto velocemente, perché la polizza è complessa, quindi chiedete al vostro broker, oppure chiedete a noi, a Michele Rinaldi e me, oppure alla Marsh, di affrontare questo tema. E la polizza è complessa, brevemente vi faccio vedere quali sono a grandi linee le coperture. Quindi c'è una parte di responsabilità verso terzi, una parte che invece tutela il patrimonio aziendale e una parte di danni indiretti. Quindi guardando la parte centrale che è il patrimonio, perdita di dati, estorsione, infedeltà dipendenti, phishing, di cui abbiamo parlato prima, piuttosto che danni indiretti conseguenti a queste cose, che sono l'interruzione d'attività, le spese in più che io devo sostenere per ripristinare i miei sistemi, piuttosto che addirittura anche le spese per il ransom che viene richiesto, il riscatto che viene richiesto. Responsabilità da violazione di obblighi di riservatezza, sicurezza della rete, oppure anche dai media, anche dai siti internet, piuttosto che anche l'uso dell'email. Queste polizze sono molto estese e coprono tutto quello che è appunto digitale. Qui ci sono vari eventi coperti, vedete che sono tre più variegati, uno di questi è anche il ruolo umano, appunto lo vediamo sulla sinistra, ma sono diciamo molto 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 estese queste polizze. Danni indiretti, appunto vediamo qui tutta una serie di coperture, sempre danni diretti, ancora tutta un'altra serie di coperture. Interessante vedere magari alcune, poi queste polizze sono già difficili di per sé, poi alcune volte vengono anche aggiornate, quindi bisogna un po' anche stare attenti a questi aggiornamenti delle compagnie. Ad esempio una delle maggiori compagnie italiane che a tuttora utilizziamo, che è la CHUB, comincia a inserire magari delle esclusioni su sistemi obsoleti, magari sulla Windows, insomma una serie di cose che vale la pena andare a guardare. Insomma, queste polizze vanno comunque esaminate con attenzione. Danni indiretti, quindi perdita di profitto, aumento di costi di cui abbiamo parlato, RC, violazioni, privacy, diffamazione, trasmissione di virus, piuttosto che anche impossibilità da parte di terzi di accedere ai nostri sistemi, se questo ovviamente causa un danno, danneggiamento dei dati, uso non autorizzato dei sistemi informativi, eccetera, eccetera. Molto brevemente, le polizze non sono solamente, non si fermano solamente i nostri servizi, diciamo di broker specializzati, non si fermano solamente alla polizza, ma abbiamo una serie di servizi che riguardano sia la parte di privacy, quando i clienti poi dopo chiedano approfondimenti di controllo ovviamente di quello che fanno, sia la parte di legal attraverso delle partnership,
Infatti, ad esempio, questa qui è fatta proprio con l'azienda di Gabriele Fagioli, Legal, che poi in caso di sinistri ovviamente può dare supporto appunto nelle decisioni, nelle valutazioni, piuttosto che servizi di security e piuttosto che la parte poi reputazionale quando succede un evento c'è bisogno comunque di intervenire sulla reputazione dell'azienda post evento. Questo, ecco, questa è la mia presentazione, molto veloce, una carrellata molto veloce della polizza e passerei la parola al collega che è molto esperto, che ci può far vedere un pochettino quelli che sono i sistemi e come un sistema informativo deve essere controllato e appunto esaminato per essere in regola. Quindi Nicolò, a te. Grazie Tommaso, buongiorno ancora a tutti, grazie ancora per questo webinar. La mia presentazione si basa su quella che è stata l'esperienza negli ultimi anni di Marsh nel negoziare col mercato assicurativo tutto quello che è il discorso della polizza cyber. Come vedete abbiamo evidenziato 12 elementi che dal nostro punto di vista sono utili e necessarie richieste dal mercato assicurativo stesso al fine di trovare una copertura assicurativa performante. Il mercato assicurativo cyber si è evoluto negli ultimi anni molto repentinamente, complice anche un rischio dal punto di vista assicurativo nuovo, come è stato detto anche prima, in continua evoluzione. E oggi quindi ci sono degli elementi che gli assicuratori analizzano nel valutare il rischio che devono essere messi in atto al fine di creare una organizzazione resiliente. Quindi il mio messaggio di oggi è cultura, ma aumentare la cultura di ogni organizzazione sulla gestione del rischio e, per come è strutturato il prodotto assicurativo che è stato visto prima, considerare la polizza assicurativa un ulteriore elemento di mitigazione del rischio. Messaggio altrettanto che vorrei passare è: ho fatto la polizza cyber, ok, capiamo come e quando utilizzarla. Ricordiamoci che nella gestione dei rischi in generale la tempestività è un elemento caratterizzante, ancora di più in un contesto come quello del rischio cyber, no? Dove pochi secondi, pochi minuti e determinate azioni intraprese possono fare la differenza. Oggi la maggior parte degli attacchi, sicuramente parlo da un punto di vista assicurativo, sono critici dal punto di vista del ransomware, quindi questa famosa tipologia di malware che richiede anche il riscatto. Tutto quello che si è letto sui giornali, poi diciamo che la stampa enfatizza questa tipologia di attacchi, la maggior parte appunto che sono capitati anche alla pubblica amministrazione, ma non soltanto, che abbiamo letto negli ultimi tempi, sono tutti riconducibili a questa tipologia di evento. Come potete vedere, entriamo un po' nel dettaglio di quelli che sono i punti che il mercato assicurativo ritiene necessari al fine di avere una certa postura di sicurezza in ambito di cyber security e conseguentemente rendono interessante la valutazione del rischio assicurativo. Ve li riporto, poi naturalmente si possono approfondire, rimango a disposizione. Alcuni sono delle implementazioni tecniche, altre sono delle implementazioni da un punto di vista procedurale, quindi di messa in atto di procedure. La prima, ma non per ordine di importanza, sicuramente è quella dell'autentificazione a più fattori, la cosiddetta multi-factor authentication, quindi quella che diciamo di solito avviene quando entriamo nelle home banking dei nostri conti correnti bancari, quindi ricevere tramite un altro vettore di comunicazione un ulteriore codice da inserire per confermare che l'identità di una persona che sta accedendo a una determinata infrastruttura informatica sia corretta. Calcolate che questo è un elemento importantissimo. Da fonti Marsh, circa l'80% di tutti gli attacchi informatici viene fatto proprio a seguito di compromissione delle credenziali degli utenti.
Poi sicuramente un altro elemento importantissimo è quello del filtraggio delle email e la web security, quindi avere dei software che filtrano quelli che sono e vanno a identificare quelli che prima sono stati correttamente identificati come elementi, vettori di attacco come il phishing, che sono comunque vanno poi ad approfittare di quella che è la vulnerabilità dell'essere umano. Non dimentichiamo anche i backup, quindi disporre di backup sicuri, accurati, che possano garantire una resilienza aziendale. I backup inoltre devono essere protetti, devono essere isolati dalla rete, devono implementare l'accesso e la crittografia sempre controllata a più fattori. Gestione degli accessi con privilegi, quindi capire chi accede, dove, come, quando e perché e in che modo, e avere un monitoraggio di dove si accede e come, soprattutto per quelle realtà, quelle infrastrutture più critiche. Non dimentichiamo una gestione soprattutto degli endpoint. Prima sono stati nominati nella definizione di cyber risk l'Internet of Things, tutto quello che riguarda laptop, quindi computer aziendali, gli ulteriori strumenti aziendali come gli smartphone, eccetera, che sono dei punti di attacco molto facili e molto vulnerabili. Non dimentichiamo però anche tutti quelli che sono i processi organizzativi, di procedurali. Primo di tutti la gestione delle vulnerabilità e delle patch, quindi nel momento in cui tutti noi, no, riceviamo, parlo della nostra quotidianità, la richiesta di fare degli aggiornamenti, no, da parte dei, no, soprattutto penso sul cellulare, no? Ecco, anche le aziende che acquistano software da parte di certi produttori, ogni tanto vengono riscontrate delle vulnerabilità, ovvero delle serrature non chiuse, no? Io ho messo in atto tutto quello che volevo mettere in atto, il mio esperto IT ha fatto tutto, ma sono rimaste aperte delle porte perché si sono scoperte queste vulnerabilità. Il produttore di software pubblica la presenza di queste vulnerabilità e richiede di fare degli aggiornamenti. Ecco, è importante che ogni organizzazione monitori quando ci sono queste vulnerabilità in modo da riandare a chiudere la serratura che era rimasta aperta. Quindi procedura è un ulteriore messaggio che vi voglio passare nella gestione del rischio, oltre che la formazione del personale dipendente, che si ricollega direttamente a tutto quello che era stato detto prima relativamente all'uomo come anello debole della catena della sicurezza. Un ulteriore punto che anche prima è stato toccato dal punto di vista tecnico, che poi tante volte da Tommaso, che poi tante volte effettivamente viene escluso dagli assicuratori, è il cosiddetto sistemi end of life, quindi sistemi che non sono più aggiornabili. Quindi identificarli, capire se è possibile sostituirli, laddove non è possibile sostituirli, cercare di segregarli, cioè di andarli ad isolare rispetto al resto della rete. Non dimentichiamo poi che il rischio cyber è stato definito, ci sono dei tavoli di lavoro sia a livello europeo che a livello americano che vanno a identificare il rischio come potenzialmente un rischio sistemico, quindi è importantissimo valutare tutta la supply chain, quindi tutta la catena che la mia azienda, sia a monte con i fornitori che a valle con i clienti, i soggetti terzi in generale, fare un controllo, un monitoraggio di quelle che sono le infrastrutture IT anche di soggetti terzi, perché appunto c'è un potenziale di rischio sistemico che potrebbe coinvolgere più attori nel momento in cui vado ad subire un evento cyber. Quindi, per concludere il mio intervento, considerando che si possono approfondire tutti questi punti e che l'implementazione di uno o più di questi punti rendono più attrattivo il rischio al mercato assicurativo, di conseguenza più assicuratori possono essere chiamati in causa e quindi andare a creare una competizione che permette di ottenere migliori termini e condizioni in un contesto di mercato critico. Altro messaggio è polizza cyber, sì, imparare a capire cosa copre, sedere al tavolo più interlocutori, quindi
interlocutori assicurativi, ma anche gli interlocutori informatici dell'azienda, e imparare a rendere le aziende più resilienti attraverso appunto azioni di formazione, ma senza dimenticare gli aspetti tecnici che sono dei requisiti essenziali. Io con questo ho concluso la mia parte di intervento, interrompo la condivisione, se non sbaglio dovrei ripassare la parola a Michele. Sì, grazie Nicolò, veramente interessante e puntuale il tuo intervento. Vorrei fare solo una considerazione prima di ripassare la parola a Tommaso, che ci introdurrà il dottor Fagioli e l'ingegner Bufacchi e i loro interventi. Siamo abbastanza nei tempi, forse sforiamo di qualche minuto, ma proviamo appunto a rispettare il timing che ci siamo dati. La mia considerazione è questa, e per esperienza ovviamente parlo, che le aziende trovano nel broker un partner imprescindibile, perché il broker è in contatto con tutte le compagnie che operano nel cyber security insurance, e quindi sa esattamente quali sono le prerogative di assunzione dei rischi che ogni compagnia richiede. Vi riporto solo un esempio concreto. Meglio che non faccia il nome delle compagnie, ma vi riporto solo l'esempio. Ho un grande cliente il quale voleva assicurarsi per il private insurance, per il cyber risk insurance, e mi ha chiesto appunto di poter avere un'offerta. Ho inizialmente imbastito la discussione con una primarissima compagnia, questa voleva però entrare nei sistemi informatici del cliente per rendersi conto, a livello esterno, non a livello interno ovviamente, per rendersi conto se il sistema informatico del cliente potesse avere delle finestre aperte, quindi delle criticità. Okay? Il cliente, quando si è trovato di fronte a questa richiesta, mi ha detto: va bene, ma voglio che la compagnia sottoscriva una NDA con eventuali richieste di danni milionari se per caso questo suo giretto provoca dei problemi, no, al mio sistema, o prende delle informazioni e poi le rende ai terzi, le diffonde ai terzi. E quindi la questione si è bloccata. L'interessamento poi è stato da parte nostra di coinvolgere un'altra compagnia che prescindeva da questo giretto, da questo piccolo tour attorno ai sistemi informatici del cliente, e invece si basava solo su questionari. Su questionari più o meno invasivi, dipende dalla compagnia e dall'interlocutore, però non è una passeggiata assicurare le imprese per il cyber risk insurance. È una cosa importante, impegnativa, che bisogna volere, e il broker è, a mio avviso, indispensabile. Sconsiglio assolutamente le imprese che vogliono coprirsi del cyber risk di andare da un intermediario a caso, perché veramente l'intermediario deve essere un intermediario specializzato che conosce questa materia, di andarci direttamente. Scusatemi, mi sembrava opportuno chiudere l'intervento di Magnani con questo riferimento. Passo la parola al dottor Massutti, che ci introduce gli ulteriori due relatori. Grazie. Dunque, finita adesso la parte, se vogliamo, forse più noiosa, ma necessaria, del trasferimento del rischio, e quindi di come il rischio può essere trasferito, in realtà adesso vi passo la parola a due relatori che sicuramente saranno di interesse per voi, maggiore rispetto a quello che avete sentito fino ad oggi. Uno è Gabriele Fagioli, che è lo speaker italiano su quelli che sono non solo i dati sul cyber, ma tutto il mondo del punto cyber risk, e subito dopo abbiamo la fortuna di avere il Bufacchi, che rappresenta ovviamente un'azienda che è molto presente nella sede, concreta, quando succede qualcosa
e quindi sulla parte diciamo, dei sinistri reali. Entrambi ho chiesto di fare una breve presentazione, sono amici, quindi ho piacere che siano al tavolo con noi, e quindi Gabriele, do la parola a te, poi tu dalla pure direttamente a Fabrizio, che va bene così. Grazie Gabriele. Ottimo, grazie Tommaso, grazie dell'invito. Condivido qualche slide che porto, al di là dei miei ruoli. Io ho la fortuna, insomma, di occuparmi di questo tema da diversi punti di vista, e i dati che vi porto sono i dati che noi pubblichiamo ogni anno come CLUSIT, cioè l'Associazione Italiana Sicurezza Informatica, e altri dati invece sono preparati nell'ambito delle ricerche dell'Osservatorio della Digital Innovation del Politecnico sulla verticalità cyber security. Diciamo che il problema dei dati che io porto è che tipicamente sono dati che non fanno piacere, perché rappresentano uno scenario mondiale, ma soprattutto italiano, molto preoccupante. Avendo pochi minuti, mi focalizzo sui temi più importanti, poi le slide sono a disposizione, chiunque le può avere, anche quelle che non analizzerò. Ne abbiamo anche molte altre che illustrano, che illustriamo nelle ricerche. Chi fosse interessato poi mi può contattare. Allora, innanzitutto diciamo che il CLUSIT analizza ogni anno i casi gravi secondo un parametro di valutazione che segue degli algoritmi che abbiamo elaborato noi. Parliamo di una quantità di casi gravi analizzati al mondo nel 2021 di oltre 2000, con un aumento tipicamente del 10-15% su base annua. Questo è un trend ormai storico. Quello che appare chiaro è che l'Europa negli ultimi anni è molto più al centro del fenomeno. Praticamente in tre casi i casi sono triplicati in Europa, in un anno diciamo, è stato un aumento vertiginoso, però dovete domandarvi, e noi ci domandiamo se sia vero, nel senso che molto probabilmente in realtà l'Europa per tanti anni è stata omertosa nel annunciare e nel parlare delle casistiche. Questa omertà è venuta meno un po' per motivi normativi, sapete bene gli obblighi soprattutto da GDPR di segnalazione e data breach, non solo le autorità che li tengono riservati ma anche agli interessati in alcuni casi, ma c'è anche un tema di attenzione mediatica che è sicuramente aumentata negli ultimi anni. E infine, siccome la grande maggioranza dei casi oggi sono casi sostanzialmente di ransomware o di phishing, soprattutto i casi di ransomware, i criminali li dichiarano perché li pubblicano sui loro portali per rendere credibile la richiesta poi di riscatto, uso il termine riscatto in modo tecnico, a giuridico, ma comunque di pagamento legato alla possibilità di decrittare i dati o di evitare la pubblicazione in internet dei dati sfiltrati. Quindi in realtà la capacità oggi dei criminali è sicuramente aumentata. L'Europa secondo noi è nell'evidenza numerica più al centro del fenomeno, ma probabilmente semplicemente oggi ci avviciniamo all'equilibrio corretto dei casi reali. Vedete anche un aspetto importantissimo, e cioè nella quadripartizione che noi facciamo tra cybercrime puro, che vuol dire attacchi per fare soldi, in poche parole, information warfare, che sono i casi che spaventano rispetto alla situazione geopolitica tra Russia e Ucraina, e quindi il contrasto che è in corso tra Russia e la NATO in tutta evidenza, e dall'altra parte i temi di spionaggio e sabotaggio e poi di attivismo. Sostanzialmente la fetta larghissimamente maggioritaria è il cybercrime puro. È ovvio che quel 2% verde di information warfare, che qualche anno fa era intorno al 5-6%, quando l'ISIS era al massimo della sua forza, in realtà noi temiamo che si possa allargare come fetta. In questo momento è una situazione dove gli attacchi che avete visto di Killnet soprattutto sono attacchi dimostrativi, non hanno fatto particolare paura, spiacevoli, sicuramente preoccupanti ma non gravi. Vedremo quello che succederà, soprattutto a, speriamo, il più presto possibile, guerra cinetica finita. Detto questo, i settori di mercato naturalmente attaccati sono tutti, naturalmente questo è lo spaccato degli attacchi riusciti che noi mappiamo, però va fatta una considerazione: non è un caso che il mondo sanitario, che vedete nella fettina del 13%, a ore tra 9 e 10, rispetto al mondo per esempio finanziario e bancario e assicurativo, che vedete in alto nel verde a ore 12-7%, una differenza così forte è dettata dal fatto che le politiche anche normative, regolatorie delle autorità hanno portato alcuni settori di mercato a investire in cyber enormemente di più di altri. Ora, questo, ci sono mille motivi, non è questo, non abbiamo il tempo adesso di entrarci nel merito, ma è assolutamente ovvio dai numeri, ma anche dai fatti che conosciamo, che alcuni settori come le banche, le assicurazioni e le telco sono enormemente più protetti rispetto ad altri settori, come per esempio il mondo dell'educazione, il mondo sanitario e sostanzialmente tutto l'ecosistema, o in larghissima parte l'ecosistema delle PMI.
Quindi queste sono riflessioni da fare rispetto anche poi alle scelte, secondo me, di una polizza di comprensione anche dei rischi sottostanti. Vi faccio notare un altro dato molto preoccupante: i casi di attacchi multipli nel 2021, lo vedete nella terza settore di questa slide, sono enormemente scesi rispetto agli anni prima, e a fronte di questo sono molto aumentate le severità medie degli attacchi gravi. Cioè già sono solo gli attacchi gravi che noi mappiamo, ma in più, andando a creare una quadripartizione di severità, di impatto alto, critico, medio e basso, vedete che la somma dell'alto e del critico dà sostanzialmente l'80%. Questo è molto di più dell'anno scorso, il che vuol dire i criminali, secondo noi, stanno facendo meno pesca a strascico, meno attacchi multipli, si concentrano, studiano la vittima, a volte per mesi, questo abbiamo evidenze chiare di quanto tempo ci mettono a studiare una vittima. Quando decidono di attaccare, l'hanno studiata adeguatamente, a quel punto l'attacco inizia, a volte dura mesi, e quando poi diventa evidente nella sua virulenza, in quel momento sono già passati mesi e mesi, e quindi la capacità di fare danni è sicuramente aumentata in maniera incredibile. L'Italia è un paese debole, questo bisogna dirselo. L'Italia subisce un numero di attacchi maggiore, gravi e anche non gravi, rispetto ad altri paesi, per esempio europei, che vedete, ma che hanno un PIL molto maggiore. Noi pensiamo che questo derivi dalla struttura del paese, che è fatta di PMI, e c'è una disintegrazione importante anche dalla pubblica amministrazione, e per questo motivo noi vediamo con favore il fatto che si crei il cloud nazionale della pubblica amministrazione, perché solo nell'economia di scala del mettere insieme le forze economiche per difendersi, si può cercare di fare almeno un minimo di prevenzione. Qui vedete dei dati di confronto tra Italia e il resto del mondo, sono impietosi perché per il resto del mondo è tutto il mondo, quindi non è che ci confrontiamo solo con gli Stati Uniti, la Germania e il Giappone, evidentemente, e vedete come l'Italia subisce più attacchi in settori chiave come quello sanitario, ma soprattutto gli impatti sono maggiori, e questo lo vediamo da tantissimi dati che possiamo raccogliere. A livello positivo possiamo dire che l'attenzione sul tema è molto maggiore nel management, sia delle grandi imprese che delle PMI. Oggi si parla di security ormai da tempo, c'è un aumento della consapevolezza, ma si spendono ancora pochi soldi. Ora, al di là del dato in sé del 1,5 miliardi in cyber security che spendiamo in Italia, questo lo raccogliamo come Politecnico di Milano come dato, guardate il confronto con il resto di alcuni paesi del mondo. Quelli che vedete a destra non sono tutti i paesi, cioè vuol dire che l'Italia è settima in classifica di investimenti, vuol dire che su sette siamo settimi, poi bisogna vedere però gli altri, che non abbiamo i dati puntuali. Qui vedete come l'Italia spende in cyber lo 0,08% del PIL, quando avete paesi come il Regno Unito, gli Stati Uniti, che vanno su tre volte tanto in termini di percentuale sul PIL, Canada, Germania, Francia, Giappone il doppio, ma hanno PIL molto maggiori, quindi in valore assoluto spendono enormemente di più. E per darvi un'idea di cosa si parla, quando parliamo di Google e Microsoft, due mega company, per carità, giga company, chiamatele come volete, hanno annunciato il 25 agosto del 2021 al presidente Biden investimenti in cyber security, 30 miliardi in cyber in 5 anni. Ora, facendo il cambio 1 a 1, so che non è corretto, ma ormai insomma più o meno, stiamo parlando che due aziende, per quanto gigantesche, ogni anno per 5 anni investiranno 5 volte tutta l'Italia. Beh, insomma, c'è da chiedersi, 4 volte, scusate, 4 volte tutta l'Italia. C'è da chiedersi come noi possiamo pensare di competere in un modello di questo tipo. Mi era stati da 10 minuti e sto arrivando alla fine. Mi piace dire, per finire, a parte le statistiche sulle startup, però l'Italia sta facendo dei passi importanti. L'Italia in poco tempo si è dotato del perimetro nazionale di cyber security. Quando c'è necessità di valutare delle polizze, è importantissimo sapere se un'azienda è del perimetro. È importante sapere che sono aziende che sottostanno a delle regole molto più restrittive rispetto ad altre. È importante sapere che oggi abbiamo un'agenzia nazionale di cyber security che è presieduta da Roberto Valdoni, ed è importantissimo sapere che l'Italia si è dotata di una strategia di cyber security con orizzonte quadriennale annunciata il 25 maggio, quindi neanche un mese fa, dal direttore Baldoni, e che prevede 83 punti di intervento con anche tutta una serie di investimenti che l'Italia farà. Questo trascinerà naturalmente non solo il mondo pubblico, ma si parlava prima di supply chain, si porterà dietro le aziende del perimetro e la catena di fornitura, quindi abbiamo davanti un periodo storico, soprattutto e anche per il PNRR. L'Italia investirà 40 miliardi in innovazione digitale,
quindi ci sarà capacità di creazione di tecnologie, di utilizzo, tecnologie anche sicure, perché questo è un obbligo di legge, costruirle adeguate. Il problema sarà dopo, sarà vedere se la superficie di attacco, la superficie tecnologica che sarà messa a sistema, poi ci saranno i soldi per mantenerla sicura anche nel corso del tempo. In creare un cavo di una banca ha un costo importante, ma poi resta sicuro tanti anni. La cyber pretende investimenti ormai nemmeno annuali, ma a volte trimestrali, semestrali, molto più frequenti. È uno scenario sicuramente complicato. Ho esaurito il mio tempo, per cui passo la parola a Fabrizio, vi ringrazio dell'attenzione e poi sono a disposizione per domande, naturalmente, e se qualcuno fosse interessato ad altri dati, chiunque me li può chiedere, sono pubblici volentieri. Grazie. Ringrazio Gabriele del passaggio del testimone e ringrazio tutti quanti per l'opportunità di essere qui. Procedo quindi con la condivisione dello schermo, perché poi la mia parte, insomma, è quella un po' che riguarda la trattazione di quando l'attacco cyber poi viene trasferito nel settore, nel comparto assicurativo. Quindi cosa effettivamente succede backstage di un attacco informatico e cosa vive l'azienda, perché molto spesso vediamo quello che accade sui titoli di giornale, poi in realtà non sappiamo internamente cosa si vive nell'azienda e che tipo di procedure vengono messe in atto per cercare di risolvere l'incidente informatico. Allora, ho consigliato due casi studio che sono stati rappresentati poi prima dai colleghi e dai relatori. Abbiamo parlato di ransomware, quindi fondamentalmente l'impatto che poi ha il ransomware su un'azienda più o meno strutturata. Dunque, in questo caso studio, in questo sinistro abbiamo trattato, l'assicurato era un'azienda che produceva prodotti in media tensione e cabine elettriche. Sono stati colpiti dal famoso ransomware Ryuk, di cui tanto se ne è parlato un anno fa. In questo caso era stato rilevato un malfunzionamento di base su numerosi server, circa l'80% dei dati era stato crittografato per un totale complessivo più o meno di 36 terabyte, che poi alla fine hanno impattato il core business dell'assicurata e nella fattispecie c'era stato un blocco di tutti i software per la gestione dei macchinari e quindi anche una perdita sostanziale dei dati finalizzati al funzionamento di questi macchinari. È stato notificato il sinistro all'assicuratore e quello che abbiamo rilevato è una grave compromissione dei sistemi e l'impossibilità di recuperare i dati fondamentali con una potenziale esposizione in termini di perdite di ordini di circa 2 milioni di euro e quindi un impatto di sinistro particolarmente rilevante. Ora, facendo un'analisi di quelle che sono state in realtà le sfide, le problematiche connesse con questo tipo di attacco, abbiamo potuto rilevare come l'80% dei dati era stato criptato. La cifra iniziale richiesta ai criminali informatici si aggirava intorno a circa 6 bitcoin e al valore al tempo si parlava di circa 180.000 euro. Nessuna chiave di decriptazione era disponibile. C'è un elemento importante adesso che a mio avviso ha una particolare rilevanza, il punto 4 del SIL dei problemi, che non vi era disponibilità di backup. Nell'intervento del dottor Magnani, ma così anche come rappresentato da Mansur e il dottor Rinaldi, l'importanza del backup diventa critica e le caratteristiche sono state evidenziate dal dottor Magnani nella sua presentazione relativamente al backup, necessità di avere un backup offline che mantenga un perimetro sicuro attorno ai dati salvati e le attività di testing del backup stesso. Ecco, un altro elemento che è molto importante è l'integrità del backup, perché noi per esempio abbiamo avuto dei casi recentemente in cui delle problematiche connesse con i backup hanno comportato l'impossibilità di recuperare un certo quantitativo di dati accumulati in un lasso di tempo specifico, perché quella libreria nella fattispecie risultava danneggiata. Quindi il backup è un elemento fondamentale all'interno dell'azienda per poter garantire una ripartenza immediata post incidente. E quindi avevamo anche un elemento di danno da business interruption, quindi interruzione di attività particolarmente importante. La risposta di Crawford è stata nella fattispecie di, intanto per questo tipo di prodotto assicurativo abbiamo svolto due tipologie di attività in un pacchetto end-to-end, quindi sia l'attività di incident response in supporto anche al team dell'assicurato già in presenza, e la parte relativa al loss adjusting puro, quindi la gestione del sinistro una volta trasferito nel settore assicurativo. Quindi abbiamo intanto organizzato un team di risposta che ha fornito assistenza all'assicurato attraverso il coinvolgimento
di esperti IT forensic del panel Crawford, che si è prontamente attivato con lo scopo di supportare il team già preesistente dell'assicurato, che però si è trovato davanti delle complessità in quel momento a livello di sicurezza informatica particolarmente ostiche per loro. Quindi l'IT Forensic ha supportato diverse fasi, in parte l'indagine sulle modalità con cui c'era stato l'attacco, con cui era stato portato l'attacco informatico, e successivamente, come potremo vedere nelle slide successive, la parte di negoziazione con gli hacker, che è stato un elemento che ha permesso di mitigare l'impatto che la componente di scatto aveva all'interno dell'elemento indennitario di danno. E passo alla slide successiva. Dunque, qui il sinistro si è manifestato attraverso una particolare complessità dovuta all'inesistenza di chiavi di decrittazione disponibili e dall'altro lato appunto l'inesistenza di un backup funzionante che potesse mettere in condizione l'assicurato di poter ripartire dopo una fase di eradicazione degli agenti malevoli. E il partner IT Forensic ha effettuato un'indagine per rilevare potenziali minacce attive, ha messo in piano in pratica le attività di remediation e una nuova configurazione di ambienti IT e il monitoraggio continuo delle attività di analisi di sicurezza per verificare se ci fossero delle persistenze e degli ulteriori tentativi di attacco nel periodo successivo all'immediata scoperta. E l'obiettivo principale era appunto quello di procedere poi con la bonifica e il ripristino degli impianti in una condizione di sicurezza, cioè fare un'attività di decontaminazione e poi, una volta che l'ambiente è decontaminato, andarlo sostanzialmente un po' a ripopolare con quelli che sono gli elementi che garantiscono la ripartenza del business. La difficoltà appunto è stata che l'inesistenza di un backup e la potenziale esposizione rispetto al danno a interruzione di attività, e in accordo con gli assicuratori, poiché quel tipo di prodotto assicurativo prevedeva la componente riscatto all'interno della componente indennitaria, come anche rappresentato all'interno di una parte del proprio intervento da Tommaso, ha comportato la necessità di interagire a livello negoziale con gli altri. Pertanto la società di IT Forensic ha fornito supporto all'assicurato nel comprendere intanto come approcciare, in che maniera, gli hacker ai fini di negoziare a ribasso l'importo l'importo del riscatto e procedere poi ad una verifica delle chiavi di decrittazione affinché si avesse la garanzia che queste potevano garantire lo sblocco del backup dei dati crittografati una volta pagato il riscatto. Ecco, qui veniamo alla parte un po' importante dell'analisi di come si procede a validare o meno una strategia di pagamento del riscatto e negoziazione. Perché la prima cosa che bisogna fare intanto è verificare se non vi siano opzioni alternative praticabili ai fini del recupero dei sistemi. La dimostrazione che i file decifrati siano resi disponibili appunto dall'attaccante, le richieste di estorsione sempre negoziate a ribasso e soprattutto è molto importante la verifica delle sanzioni in lista OFAC affinché si possa verificare che l'eventuale riscatto non sarà pagato per promuovere un'organizzazione, un'impresa terroristica iscritta all'interno delle liste OFAC soggette a sanzioni, oppure sarà pagato non sarà pagato a qualche persona all'interno delle liste suddette. E questa è una verifica che è stata fatta direttamente dalla società dalla società Panel Crawford coinvolta nella gestione, che ha eseguito anche una fase di testing delle chiavi di decrittazione, avendo verificato che in questo caso specifico i soggetti attaccanti non erano soggetti a sanzioni OFAC, si è proceduto quindi a attivare la fase appunto di negoziazione fino al suo completamento, che ha portato chiaramente a un dimezzamento sostanziale del valore della richiesta di riscatto, che è passata da 6 a 3 bitcoin. Oltre a questo, chiaramente nella fase poi di loss adjustment, nel momento in cui il sinistro è stato trasferito al comparto assicurativo, sono stati valutati tutta un'altra serie di costi legati la gestione dell'incidente, alla valutazione
dei costi di ricostruzione degli archivi e ricostruzione dell'impianto IT dell'assicurato dopo la fase di bonifica, la fase di rimessa in pristino dei macchinari impattati, i cui dati erano stati soggetti a protezione, e soprattutto una fase di implementazione, quindi di hardening dei sistemi di gestione dell'assicurato per quanto riguarda soprattutto l'esposizione rispetto ad attacchi informatici con dei costi aggiuntivi. È importante fare una riflessione sulla parte di hardening e poi a questo punto chiudo, tanto c'è disponibilità delle slide e da parte mia anche di fornire ogni chiarimento necessario. Stiamo notando che sono aumentate e sono diversificate le tecniche di attacco, anche utilizzando tecniche miste che prevedono, non so, phishing per poter acquisire credenziali, lancio di ransomware con estrazione contestuale di dati per mettere in piedi una double extortion. Sostanzialmente queste sono tecniche che hanno lo scopo di impattare in maniera molto drastica gli assicurati, e l'utilizzo di tali tecniche si stanno orientando maggiormente verso componenti di social engineering, proprio perché come diceva giustamente Gabriele, diverse società diverse realtà hanno provveduto a rinforzare un po' i propri sistemi informatici, di conseguenza si cerca sempre un po' di andare ad impattare sull'anello debole delle catene. Io dal mio punto di vista ritengo che il trasferimento al comparto assicurativo del rischio residuo sia cruciale, non importante, cruciale, perché da un lato seppur noi possiamo potenziare i sistemi, poi troviamo la coperta corta nel momento in cui un attacco social engineering permette un accesso all'interno dei sistemi dell'azienda e quindi si indebolisce l'intero castello. E quindi, ripeto, è necessario rivolgersi a consulenti estremamente formati come dottor Rinaldi Mansutti e dottor Magnani di Marsh, per avere quelle consulenze necessarie affinché il rischio residuo, che è estremamente impattante su un'azienda, possa essere trasferito al comparto assicurativo. Abbiamo raggiunto le 12.04, quindi ritengo che siamo un po' stretti con i tempi, pertanto se il dottor Rinaldi me lo consente, ritrasferirei la parola ai master del webinar e vi lascerei, la condivisione. Ringrazio molto sia il dottor Fagioli che il dottor Bufacchi. Ritengo che i loro interventi siano stati veramente preziosi per sostenere questo webinar, insieme a quelli ovviamente del dottor Tommaso Mansutti e del dottor Magnani. Voglio solo fare due spunti e poi chiudo, perché passiamo subito la parola ad eventuali interventi, avendo contenuto il nostro webinar in un'ora, che era un po' il limite massimo di tempo che mi ha dato. E questo a beneficio ovviamente di tutti coloro che partecipano. Il primo, rendersi conto che la polizza non è soltanto una copertura assicurativa che indennizza, ma anche una assistente H24 di incident response, cioè sostanzialmente con la polizza assicurativa il cliente, l'azienda, il professionista si mette in casa qualcuno che possa affiancarlo durante tutto il percorso di aggressione informatica e via discorrendo, per cui limitando i danni, cioè a quel punto la guida passa sostanzialmente agli specialisti della compagnia assicurativa che gestiscono insieme al cliente la criticità. Il secondo aspetto è che, lo avete sentito, le polizze, ma non tutte, alcune polizze coprono anche il riscatto. È vero, è incredibile, ma è così. Per cui bisogna conoscere, diciamo, anche qui le compagnie che lo fanno, a quali condizioni lo fanno e via discorrendo, per cui torno al punto di partenza. Questo webinar ha due scopi. Il primo, quello di far comprendere alle aziende che il tema del cyber risk insurance, cioè della propria copertura del cyber risk, non è un tema rinviabile. Il secondo è che bisogna rivolgersi a esperti del settore, perché sennò, voglio dire, si rischia di avere delle coperture non efficaci
per le necessità delle aziende. Ringrazio, passerei la parola al segretario generale della Camera di Commercio per un commento. Ma io vi ringrazio perché ho trovato veramente centrato questo webinar e mi è rimasto molto impresso l'aspetto veloce con cui avete trattato la cosa, sia per quello che riguarda alcuni aspetti normativi e assicurativi, ma quel filmato su quel mentalista, che era un sedicente mentalista, che faceva delle previsioni, deve farci riflettere molto tutti, perché noi non abbiamo consapevolezza di quello che succede su dati che abbiamo fornito noi. E avete visto quei giovani, non lo hanno fatto con persone anziane, erano dei ragazzi quelli che sono rimasti stupiti dai dati che questa persona rivelava loro. Ecco, queste sono cose importanti. Ma l'ultimo esempio fatto dal dottor Bufacchi è quello che riprendeva adesso Michele, è questa necessità di avere un'assistenza, perché nel momento in cui la persona va in panico e non ha più controllo dei suoi dati, non sa più la piccola impresa cosa fare, a chi rivolgersi, cosa gestire, come succederà, perché non so se avete visto il modo molto professionale in cui è stata definita nella scheda del dottor Bufacchi prima richiesta, cioè prima richiesta di riscatto 6 bitcoin. Ecco, tutto questo tipo di operazioni fanno capire che se le tratta un neofita è in balia della criminalità, se tratta un professionista che ha a che fare con queste cose può dare un valore aggiunto incredibile e un supporto e anche una sicurezza all'impresa, sicurezza in termini di sapere di essere in mani in qualche modo sicure. Credo che questo sia quello che noi volevamo in qualche modo rappresentare e colgo anche l'occasione per dire che a livello nazionale, avendo il nostro punto impresa digitale un buon livello di avanzamento rispetto ad altre realtà, facciamo parte di un gruppo pilota che andrà a sperimentare un auto-assessment da parte delle imprese in materia di sicurezza e di cyber security. Questa è un'ulteriore cosa in cui vogliamo rendere consapevoli le imprese della loro fragilità, perché già conoscere è il primo passo che le imprese devono fare per poi prendere tutta una serie di provvedimenti. Ringrazio anche il dottor Fagioli per quella slide a torta, perché quel grafica torta in cui voi vedete il 7% del sistema bancario assicurativo e poi altri settori ci fa veramente capire che le percentuali sono inversamente proporzionali al livello di attenzione e di investimento che i singoli comparti vogliono destinare a questo tipo di settore. E per questo dobbiamo lavorare nel migliore modo possibile. Come diceva Michele prima, se ci fossero domande da parte delle associazioni e dei dirigenti di categoria che sono collegati, possono sia intervenire, ma possono anche scriverle nella chat per avere poi da parte nostra anche le risposte del caso. Comunque ringrazio tutti i relatori perché è stata veramente una cosa interessante e secondo me utile per le nostre imprese. Posso fare un ultimo intervento? Scusami Maurizio, mentre parlavi, perché mi è venuto in mente una cosa, un aspetto probabilmente molto importante per le aziende, che è questo. Avvicinarsi alla polizza di cyber risk tramite professionisti appurati, accertati, non è un costo per le aziende, ma un ricavo, anche perché la compagnia conduce un cyber risk assessment dell'impresa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che qualunque impresa che si avvicina a nostro tramite a una compagnia di assicurazione, un risultato lo porta a casa sicuramente, che è quello di avere un assessment su come è posizionata a livello di cyber security. Il che vuol dire che la compagnia banalmente può dire: guarda che qui è una finestra aperta, qui è una porta aperta, quindi chiudi questa porta
e questa finestra e poi ti assicuro. Ma nel fare questo, cioè nel chiudere la porta e la finestra, l'azienda è già molto più forte rispetto a prima che prendesse contatto con il settore assicurativo. Benissimo. Abbiamo anche messo sulla chat la mail del nostro punto impresa digitale. La dottoressa Federica Traversa l'ha scritta in modo che così chiunque volesse anche un secondo momento mandarci delle mail lo può tranquillamente fare. Mi complimento anche per la velocità con cui avete trattato la cosa, perché ci sono tante cose da dire, che riuscire a fare la sintesi che avete fatto voi non è facile. Ci vuole qualcuno che rompa il ghiaccio. Direi che domande in chat non ce ne sono per il momento. Ma guarda, faccio io un commento, se posso allora. Certo. Un commento rispetto a quello che diceva Fabrizio prima. Tutto il tema del pagamento del riscatto è un tema importantissimo, però vi invito a riflettere sul fatto che deve essere veramente l'ultima chance. Considerate che ogni euro che viene pagato entra nel circuito criminale, quindi di fatto si sta alimentando le organizzazioni criminali. Le statistiche dicono che chi paga viene riattaccato entro un mese, ci sono società che ripagano 2, 3, 4 volte. È proprio la strategia finale, cioè piuttosto che morire pago, ma deve essere piuttosto che morire. Le autorità competenti, l'Agenzia Nazionale, Nunzia Ciardi, Baldoni, sono ultra contrari. Tra l'altro si sta ipotizzando di creare un reato a carico di chi dovesse pagare. Quindi è veramente l'ultima strada. Qualunque scelta diversa, oltre che essere gravissima nei confronti di tutto il sistema, perché alimenta il circuito criminale, quindi io pago per poi vedermi riattaccato e sostenere la forza d'attacco degli altri. Cioè siamo veramente, è proprio veramente il peggio che si può fare. Mi rendo conto che in alcune circostanze è l'ultima chance, cioè piuttosto che chiudere l'azienda pago, per carità, questo lo comprendo e credo che i casi che Fabrizio ha raccontato fossero di questo tipo, perché è sconsiderato altrimenti andare a pagare, ma considerate che veramente è considerato uno dei comportamenti assolutamente peggiori da tenere e veramente da ultima spiaggia. Lo sottolineo perché poi le statistiche sono veramente drammatiche per chi paga, perché se pago vuol dire che sono un pagatore, quindi evidentemente sono esposto ad attacchi a quel punto continui. È proprio un aspetto su cui riflettere molto attentamente rispetto alle scelte. Però ci sono dei denti che bisogna rispettare. Tra l'altro, perdonatemi, faccio anche un intervento in coda a Gabriele. È particolarmente complicato appunto trasmettere questo pensiero di essere un buon pagatore a un mercato che finalizza attraverso gli attacchi informatici una forma di lucro in versione digitale. E non solo, c'è anche il problema legato a dove vanno a finire quei soldi su cui non c'è mai contezza effettiva. Ripeto, esporsi così è un qualcosa che noi scoraggiamo sempre e deve rappresentare esclusivamente l'ultima spiaggia, altrimenti non può essere mai considerato. E poi il mercato assicurativo in alcuni casi chiaramente sta facendo un leggero passo indietro su alcuni, in particolar modo con alcuni assicuratori, ma in linea generale noi l'abbiamo rappresentato per esprimere una casistica di molti attacchi e situazioni in cui anche il riscatto era uno degli elementi compresi. Scusi, il microfono, può alzare il microfono perché non sentiamo la voce. Si sente bassa, Paola. Si sente di più adesso? Si sente meglio? Un po' meglio, sì.
Ok, mi sento altissimo. No, niente, volevo fare una semplice messaggio soprattutto alle associazioni di categoria. Questo webinar è stato organizzato proprio perché noi solitamente come PID organizziamo momenti informativi che guardano soprattutto alla parte tecnologica degli aspetti di digitalizzazione. In questo caso è un aspetto un po' meno tecnologico, ma altrettanto importante, anzi forse ancora più importante, per cui è necessario anche, abbiamo ritenuto molto importante, grazie al dottor Caniglia che ha avuto questa intuizione di lavorare con voi broker e con tutti gli esperti che sono intervenuti questa mattina, perché questi aspetti sono forse anche meglio compresi da chi tecnologico non è all'interno delle imprese. Per cui lavoreremo ancora per ulteriormente indirizzare queste conoscenze verso le associazioni di categoria in modo che a loro volta possano trasferire questi aspetti meno tecnologici ma altrettanto importanti, forse più importanti della digitalizzazione, proprio alle imprese. E quindi niente, volevo fare un mio ringraziamento personale, un impegno come coordinatrice del PID a lavorare ancora su queste cose e soprattutto a trasmettere queste cose alle associazioni di categoria che sono a nostro riferimento. Grazie. Allora, grazie a tutti. Resta inteso che avremo tutto il materiale sul nostro sito, tutte le slide, tutte le informazioni, le registrazioni e daremo anche tutti gli elementi per poter raccogliere anche in un secondo momento quelle che possono essere le richieste da parte del sistema associativo. Ancora un ringraziamento a voi tutti per la collaborazione e la vostra professionalità che in questo modo può far fare un passo in avanti ai nostri piccoli imprenditori. Voi sappiate che noi usiamo un sistema che definiamo sussidiarietà con il sistema dell'associazione di categoria perché riteniamo che sia possibile raggiungere le imprese per il tramite delle associazioni. Quindi vedrete che sarete contattati poi anche direttamente, separatamente, da singole associazioni di categoria che avranno bisogno di maggiori approfondimenti e magari di assistenza pratica operativa per valutare, come diceva prima il dottor Rinaldi, anche quali sono i prodotti che meglio possono adattarsi a una categoria e a un determinato settore. Allora, grazie ancora a tutti e se Michele non ha altre cose da aggiungere, chiuderei il webinar. Michele, al microfono spento, se vuole fare un ultimo saluto. Sì, ringrazio io il dottor Maurizio Caviglia per l'ospitalità e ringrazio i relatori perché ritengo che sia veramente riuscito questo intervento a dare una prima idea, diciamo una prima valutazione. Spero che le associazioni di categoria che hanno partecipato insieme alle imprese ne abbiano tratto beneficio. Noi rimaniamo a disposizione. Grazie mille. Buona giornata a tutti. Grazie. Buona giornata. Grazie. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci.